Ciao a tutti! Oggi mi beccate in un momento un po' speciale. Sono qui per fare i pacchi regali per le mie bambine. Come potete vedere, qui ho la carta regalo, un bel tubo di carta regalo di Natale, poi ho il nastro decorativo oro e le forbici. Ecco qui, adesso sono seduta e preparerò i pacchi regali per le mie bambine. Ora sono all'asilo. Così quando torneranno troveranno i pacchetti sotto l'albero di Natale. Dai, mi metto all'opera. Ok. Ed ecco qui, ho finito. Siete curiosi di vedere i miei pacchetti? Guardate. Eccoli. Che cosa ne pensate? Piaceranno alle mie piccole? Secondo me saranno felicissime. Adesso li porto su e li metto sotto l'albero di Natale. Su, venite con me. Andiamo. Ok, saliamo. I pacchi mi stanno schiacciando. Ed eccomi qui. Ci sono. Sono solo dietro i pacchi regali. Adesso li metterò sotto l'albero di Natale. Che bello. Il primo regalo l'abbiamo messo. Questo è della mia Turgui. E di Connie, Dotti. Questo è di Opie. Ed ecco qui, ho finito. Sono molto soddisfatta. Adesso scendo giù e aspetto le mie bambine. Eccole, sono arrivate! Ciao bambine mie! Ciao tata! Com'è andata oggi all'asilo? Bene, bene tata! Oggi abbiamo fatto tanti lavoretti di Natale. Oh, wow, che bello! Bimbe, allora vi dico una cosa. Vi ho fatto una sorpresa. Andate su in camera vostra. Cosa? Davvero? Saliamo, ragazze! Andiamo, corriamo! Piano, bimbe, se no vi fate male. Piano! Che bello! Ragazze, ci sono 4 regali, ragazze! Sì, la tata ti ha fatto un regalo a ciascuno! Sì, evviva, che bello! Oh, sono tanto felice! Che bello, grazie tata! Bimbe, siete felici? Sì! Tata, io sono super felice! Posso aprirlo subito? Oh Dotti, certo che no! Questi sono i miei regali di Natale e si apriranno solo a Natale, il 25 dicembre. Uff, ma io sono curiosa. Vabbè, aspetterò Natale. Dai bimbe, adesso scendete che vi preparo la merenda. Viva! Sì! Ok, va bene. Bimbe, la merenda è pronta! Scendete su! Sì, tata, arriviamo! Ragazze, ma voi non siete curiose di sbirciare i regali? Oh, Dotti, ma certo, lo chiedi proprio a me! Sono curiosissima, ma è bello aspettare Natale! È vero, è più bello scoprirli a Natale! Così ti rovini la sorpresa a Natale! Ok, d'accordo! Siamo che è pronta la merenda! Eccoci, tata, siamo arrivate! Oh, brave piccole mie, il latte è pronto! Ascoltate, ma dov'è Dotti? Adesso scende, tata, sta arrivando! Le mie sorelle sono andate a fare la merenda, ma io non ci andrò, sbircerò il mio regalo. Io voglio scoprirlo subito qual è il mio regalo. Tirerò via un po' lo scotch e cercherò di guardare cosa c'è dentro. Vediamo. Ce l'ho fatta. Cosa? Una scatola di cialde per il caffè? Io non bevo caffè, sono solo una bambina. Perché la tata mi ha regalato il caffè? Sono troppo triste. Dotti non me la racconta giusta. Adesso salgo immediatamente. Intanto voi bambine state tranquille a bere il vostro latte. La tata mi ha regalato delle cialde per il caffè. Sono troppo triste. Dotti? Tata, ho solo guardando che bel pacchetto regalo che hai fatto. Non me la racconti giusta, Dotti.
Che cos'hai? Non dirmi che hai sbirciato il pacco regalo. No, tata, io non ho sbirciato assolutamente nulla. Mi vedere se il pacchetto è integro? Da questo è il mio pacco regalo. Ma te l'ho fatto io quel pacco regalo, Dotti. Fammi controllare subito se il pacchetto è integro. Stai tranquilla, a posto. Perché manca un pezzo di scotch e un pezzo di carta? Ok, tata, lo ammetto. Ho sbirciato il pacchetto. Ma tu mi hai regalato solo delle cialde per il caffè. Ma perché? Io non bevo caffè, tata. Dotti, mi hai molto delusa. Da te non mi aspettavo questa cosa. Tata, ma io ho un problema con i regali di Natale. Sono troppo curiosa. Ma sai, Dotti, io per sicurezza ho fatto una cosa. Ho infilato i vostri regali in scatole che non c'entravano nulla. Così, se in caso qualcuna di voi fosse venuta l'idea di sbirciare, avrebbe trovato cose che non c'entravano nulla. In questo modo non avreste potuto scoprire prima il vostro regalo. Oh, ma tata, sei furbissima! Ma quindi non mi hai regalato le cialde del caffè? Totti, certo che no! Oh, meno male, tata. I regali di Natale vanno messi sotto l'albero, ma non vanno sbirciati. Se no, dov'è il bello di scoprire i regali poi a Natale? Se sai già i regali prima, dov'è il bello? Hai ragione, tata, hai proprio ragione. Ok, Dotti, spero che tu abbia imparato la lezione. I regali non vanno sbirciati, se no la sorpresa sarà rovinata. Va bene, tata, hai ragione. Sono proprio contenta che non mi hai regalato le cialde del caffè. Sì, Dotti, ti ho proprio fregata. Adesso mi tocca aspettare ancora un po' di giorni per scoprire qual è il mio vero regalo. Ma sono contenta di aspettare. Avrò una bella sorpresa.